Benvenuti su Calcio 360, il posto giusto per chi ama il calcio. Gabriele Gravina al centro della bufera, sorpreso nell'attuare una serie di strategie per ottenere dei vantaggi. Prima di iniziare vi invitiamo ad iscrivervi e attivare la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio. Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Bodi, ha partecipato al question time alla Camera per discutere delle controversie riguardanti le assunzioni della figlia di Giancarlo Giorgetti, ministro all'economia e alle finanze, e del secondo figlio di Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro per gli affari esteri. Alcuni rappresentanti del Movimento 5 Stelle, tra cui Riccardo Ricciardi, avevano sollevato delle questioni riguardo al ministro Bodi. Lo stesso Ricciardi ha dichiarato: sicuramente chi ha cognomi determinati non deve avere danni né privilegi. Filippo Tajani, assunto in questo comitato della FIGC. Marta Giorgetti, figlia del ministro dell'Economia e delle Finanze, assunta a Casa Italia. Tutti organi indipendenti che non c'entrano con la politica. È un caso, sono tutti bravissimi ed eccezionali. La politica non c'entra niente. Fate dello sport uno dei peggiori poltronifici di questo paese. Dello stesso parere anche Carmela Auriemma, deputata sempre del Movimento 5 Stelle. Abbiamo visto che il presidente Gravina ha sostituito la pratica del calciomercato con la pratica della famiglia mercato. Per imbullonarsi alla sua poltrona ha pensato di assumere Filippo Tajani. Se fossimo in un paese penseremmo a un caso di omonimia, invece siamo in Italia e si tratta del figlio del vice premier. Capisco che a qualcuno può far sorridere, ma c'è poco da sorridere. In Italia chi non è figlio di qualcuno è costretto a inviare centinaia di curriculum. Capiamo tutto, ma è assurdo che allo stesso tempo il figlio del vice premier venga assunto prima che si costituisca il comitato per l'organizzazione degli Europei 2032. Chiediamo al ministro se conosce le competenze del giovane Tajani. Insomma, Gravina, per restare sulla sua poltrona, ha messo in atto un piano noto a tutti. La politica dovrebbe restare fuori dal calcio, che dovrebbe conservare la propria indipendenza. Se volete condividere la vostra opinione su Gravina ed il suo piano, lasciate un mi piace e fatecelo sapere in un commento. Iscrivetevi e attivate la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio.